No. C'è un sostituto all'avvocato Calderone? Presidente, presidente, l'avvocato Amato sono. Presidente. Prego, sì, e noi. Ah, scusi, avvocato, mi scusi, avvocato Amato. L'avvocato sì, Calderone è dovuto andare via, ma ha pregato di sostituirlo. Cioè, quindi sostituito all'avvocato Amato. Beh. Altra sua facoltà è quella di astenersi dal sottoporsi all'esame. Intende sottoporsi all'esame? Sì, allora il pubblico ministero può procedere. Signor Filistrat, lei ha fatto parte di gruppi della criminalità organizzata catanese? Sì, con Pugliese Antonino ha detto a Savasta nell'82 e più nell'89 con il gruppo dei custodi. Nell'ambito della sua militanza nel gruppo della Savasta, ha avuto modo di conoscere elementi di altre organizzazioni criminali? Quando ci sto parlando io nell'82 c'era la via Ringosso da Salvatore Pillera con il gruppo di Santa Paola. Lei ha partecipato? Sì, sì, ho partecipato anche a omicidi. Quali omicidi nel corso? Di Pasquale Salvatore, detto Battù, parente di Nitto Santa Paola. Poi? Di Santo Rotolo, che era compare del Mappassoto, di Puglisi, di Pufferente Giuseppe. Era compare di Pufferente Giuseppe. Il Ruotolo. Rotolo Santo, detto Sant'Anfo. Perché era detto in questo modo? Perché io ero uno che portava le macchine buone, ci richiamano Sant'Anfo, che correva sempre. Ha partecipato poi ad altri omicidi nell'ambito di questa guerra? Sì, quello di Caruba Vincenzo, detto Scappapolita. Su questi omicidi ha già reso dichiarazioni a Bologna dinanzi ad altra corte? Sì, ho dato dichiarazione a Bologna di questi omicidi. Lei conosce Messina Riccardo? Sì, io ero un componente della Savasta, di Pugliese Antonino. Ha fatto omicidi assieme a Riccardo Messina? Sì, ha partecipato all'omicidio di Pasquale. Ad altri omicidi? E quello di Caruba Vincenzo. Conosce la Zara Salvatore? Sì, è un componente sempre di Pugliese Antonino, detta Savasta. Sa qual è il soprannome del... Pure Gazzola. Ha commesso omicidi o altre attività delittuose assieme sì, alla Zara? Sì, sempre quello di Pasquale e Caruba Vincenzo. Ha fatto altri omicidi ancora con la Zara? Ha partecipato a quello di Santo Rotolo, come palo. Questa guerra tra il gruppo Pillera e il Santa Paola. Sì. Fu fallito. Cioè? Quando ammazzano chi ha fallito, c'è stato una guerra aperta da Santa Paola e Pillera con l'appoggio dei gruppi come la Savasta e tanti gruppi altri. Si è formata una famiglia grande contro Santa Paola e, anche i Laudani, ecco, facevano parte. I Laudani di quale con chi erano? Con Pillera contro Santa Paola. E il gruppo della Savasta? Con Pillera anche contro Santa Paola. Lei sa riferire alla Corte quale fosse la situazione del mercato ittico di Catania sotto il profilo di eventuali controlli di questo mercato da parte di organizzazioni criminali?
Ma nel mercato ittico c'era, prima c'era il gruppo da Savaste più quello di Custode, perché c'era Paolo Fighiera che si prendeva una percentuale sopra dei guadagni dei vecchi spalli. E poi con tempo, nell'89, nell'88 o nell'87 è entrato anche il gruppo di Santa Paola, in casino di Franco Lombardo, che questo gli è defunto, che è stato ucciso. E prima di scendere su altri particolari, dico in che cosa consisteva questo controllo e queste divisioni nel controllo del mercato ittico? Ci vuol far capire? C'era il pesce azzurro un mistero che si prende come vendivolo, come pesce spada. Mi faccia capire, non ho sentito proprio. Questi pesci spada sono oro, perché il pesce spada è un alimento che lo usano tutti i casi del pesce, sì. E perciò dei pescatori lo pagavano quando volevano loro, e poi nei commercianti ce lo davano al prezzo che volevano loro, come Pippa Rappato, che era un commerciante. Ecco, voglio capire come avveniva questo controllo. Lei ha parlato, che mi pare di aver capito, che prima c'era soltanto la Savasta e poi successivamente... No, c'era Nico Sode, che era Paolo Fighiera, e più la Savasta, che era Pippo Arappato, Giuseppe. Basta Giuseppe. Ecco, e successivamente cosa è accaduto? Nell'87, 88, 89, come ha detto lei, cosa è successo? Che c'era questo manico di pesce che si guadagnavano soldi a palagio. No, mi scusi, lei ha detto che... è subentrato anche il gruppo Santa Paola. Come è subentrato? Per mezzo di Franco Lombardo, perché Franco Lombardo c'aveva il pesce azzurro, il pesce minuto. Ecco, ora ci vuole dire in che cosa consiste questo controllo del pesce, in che cosa, qual è il guadagno che le organizzazioni criminali... Il guadagno è enorme, guadagno del pesce non si può considerare la somma che si può prendere, perché ognuno come la Savasta ogni mese prendeva anche solo lui della sua parte anche 80 milioni al mese. Ecco, ma come li prendeva? Questo nell'82. Ecco, come li prendeva questi 80 milioni? Volevamo capire questo. Lui era un socio, come un socio, ma era una camura. Per mezzo di Pippo Asta, che si diceva che era suo zio, ci ha trasuto anche la parte, e più c'eravano la parte al gruppo della Savasta stesso. Ma chi gliela dava? I vari titolari di box all'interno del mercato? Pippo Arappato. Ecco, Pippo Vasta, sì, però dico, come si recuperava questo denaro? Volevamo capire il meccanismo. Nella vendita del pesce spada. Ma tutto il pesce spada era per un certo periodo di tempo di proprietà della Savasta? Cioè, come avveniva? Volevamo capire un po'. La piazza del pesce spada era di Paolo Fighiera e di Pippo Asta. Il guadagno mettevano un pescatore, ci pagavano a 8 mila euro chilo, e allora nel mercato ittico il pesce spada veniva venduto, mettevano a 25 mila lire, e poi tutto quello era tutto il guadagno, e più ci rubavano nel peso, e cioè era tutto oro quello che guadagnavano. E quando è subentrato invece il gruppo Santa Paola, come avveniva questa divisione? Il gruppo Santa Paola era entrato prima di tutto per Affio Fighiera e poi per Franco Lombardo con pesce azzurro, perché questa idea ce l'ha dato Franco Lombardo, perché Affio Fighiera poi ha fatto parte del gruppo di Santa Paola. Perché in precedenza di quale gruppo faceva parte? No, in precedenza era un lavoratore, un commerciante con suo zio, con Paolo Fighiera. E Paolo Fighiera è vivo? Paolo Fighiera, come mi risulta a me, mi risulta che è vivo, che vive a Roma. Poi non lo so se è morto. Mentre Franco Lombardo? Franco Lombardo è stato assassinato. Grazie, chiedo scusa, devo precisare questo dettaglio che ho portato a Bologna nel 95 di... Non ho capito, mi scusi. Di gennaio. Devo precisare una cosa per Franco Lombardo. E cioè, mi nel periodo di gennaio, quando ho deposto a Bologna nell'85. E che cosa... Nel 95, scusi. E che cosa... Che ho sbagliato la data, perché è stato ucciso nell'88.
Comunque lei aveva detto, non mi ricordo bene, quindi lo aveva già, ecco, è stato ucciso nell'88, sa dire da chi è stato ucciso o da quale gruppo? Il gruppo era quello di Santa Paola, il mandante è stato Calogero Campanella, per motivi che questo qua era uno, un commerciante di pesce, gli spatti faceva parte del gruppo di Cavalluzzo, era uno spetto a vendere i pesci e gestiva le cose come voleva lui. Il guadagno ci faceva vedere di lontano. Cioè, mi faccia capire, il Lombardo era... Faceva parte del gruppo de... del gruppo? De Cavalluzzi. E più era un commerciante. Ecco, ma il gruppo di Cavalluzzo era collegato con il gruppo... Sì, erano parenti di Santa Paola. Erano tutta una cosa. E quindi perché sarebbe stato ucciso? Perché lui tutto il guadagno ci faceva vedere di lontano, ci faceva vedere una piccola somma, invece quando lui guadagnava sbagliate di milioni. E le ricorda se il Lombardo era parente di qualche altro personaggio? Di Ano Guglielmino, che è stato ucciso, che sono stato anch'io a partecipare a questo omicidio. E quando è stato ucciso il Guglielmino? L'87 di marzo, di domenica. E il Guglielmino in quale organizzazione era inserito? Sempre nel Cavalluzzo, che erano tutta una cosa che è Santa Paola. Quando lei dice Cavalluzzo, oh, intende riferirsi a una organizzazione criminale facente capo a chi? Ma faceva capo sempre Netto Santa Paola. Sì, dico, Cavalluzzo è un soprannome, uno pseudonimo. Cavalluzzo è un soprannome, si chiamano loro di cognome, non mi sta venendo in mente come si chiamano, ma Ferrera. Lei in che vuole dire, vuole dirci i periodi di detenzione? I miei? Sì. Quando sono stato arrestato? Sì. Nel 91 di maggio. Maggio 91. Sì. E in precedenza, quando l'ultima volta prima del 91 era stato arrestato? No, una volta sono arrestato nel 77, ma poi sono uscito sotto. Nel 91 è stato arrestato per che cosa? Per portabusivo di arma da fuoco. E la condanna a cui ha fatto riferimento adesso, mi pare per omicidio, per quale omicidio? Per pregresso Pegaso, per lo Garozzo e più 71. E lei in particolare per quale omicidio è stato condannato? Trovaia Orazio. Orazio. Signor Finistad, lei ha detto di aver militato nel gruppo della Savasta. Sì. Nell'82. Può dire fino a che periodo ha militato in quel gruppo? Fino all'89. E poi ho passato nel... Volevo passare, ora che mi ricordo, prima c'era una parola con Angelo Stabba, perché si conoscevano da vecchio tempo di carcerazione, con Calogero Campanella, e dovevamo passare nel gruppo di Calogero Campanella. Visto che Filistad dovrebbe parlare più lentamente in modo che si può verbalizzare. Sì, scusi. Meglio. Scusi, dovevamo passare nel gruppo di Calogero Campanella, che sarebbe Santa Paola, visto che Calogero Campanella mi ha fatto una proposta che dovevamo passare nel gruppo di Mappassote. Dopo che abbiamo fatto parecchio gli incontri, sia magari nella Bevo Nottuno, sia nei ristoranti e di altri parecchi ristoranti che ci sono a Catania, come A Siciliana, come Rustico, come Giardino d'Inferno, da tutti questi locali facciamo riunione parlando per i nostri problemi con Santa Paola, con Calletta e con gli altri accolati. Mi dica, Stabile con chi si collocava?
con Galletto, Campanella, che sarebbe Calogero Campanella e Aldo Iacolano, che si conoscevano da vecchio tempo. E allora, come ci sto dicendo, loro volevano fare, visto che da parte di Santa Paola non si prendevano le altre persone di altre famiglie, dice passate, dice con gruppo, dice dove ha passato, ma siete sempre ma passato, Santa Paoliana, qualunque cosa c'è, ma noi ci siamo sempre vicini a voi. Facete, dice, che siete un nino conferente, che sarebbe un appassato, che allora sa quello che deve fare. Io poi Piero Puglisi, dopo che facciamo questa riunione, a me non mi è stato bene, ho parlato con Angelo Stabile, c'è sì Angelo, visto che io ci ho fatto nell'82 una guerra contro Santa Paola, se queste qua lo vengono a sapere, che fanno? Non ammazzano, è TM mia. Visto che c'è quell'altro con Salvatore Vittorio, cerchiamo di fare pace e ne mettiamo chi ha custode. E così abbiamo fatto. E poi abbiamo fatto pace con Salvatore Vittorio e ci mandiamo a dire da parte di Santa Paola, di Calogero Campanella, se ci stava bene che noi stavamo passando chi ha custode. Visto che c'era Angelo Barbera, che stava bene da parte di Santa Paola, non ci stesse, l'ha preso a cuore, perché si poteva dire che eravamo lo stesso, a cosa che eravamo che Santa Paola, perché Barbera era più Santa Paola che Cussoto. E quindi il Barbera però il Barbera con chi era schierato? Che Cussoto era il responsabile di Cussoto. Ora, quando lei utilizza la parola stava bene, cosa vuol dire? Ha detto Angelo Barbera stava bene con Santa Paola. Si poteva dire che Barbera, che era Cussoto, uno che apparteneva a parte di Calogero Campanella e di Atto Iacolano, perché passavano in bella amicizia e allora si favorevano di una buona parte, come Mercato Itoco, che poi fecero tutta una fusione. Lei ha parlato di una riunione poc'anzi, allorché bisognava discutere se lei doveva in qualche modo entrare nel gruppo del Santa Paola o del Malpassoto. Questa riunione dove si tenne? Se ne sono fatte parecchie, una si è fatta all'Albergo Nottuno. E chi era presente in questa riunione? Ma questo giorno c'era Aldo Calogero Campanella. Aldo chi? Aldo Acquolano. Calogero Campanella, Petro Puglisi, Nino Bufferenti e Giaffio Fighiera. E nel suo frattempo si è parlato anche per Pesce Spada, perché Angelo Stappoli era uno che se ne intendeva di Pesce Spada, che sapeva che cosa significava il pesce. Uno che nasceva la pescheria, va, che vendeva il pesce. Sì. E poi si è parlato per fattore che noi facciamo passare un gruppo di Bufferenti. Dopodiché io mi sono fatto un esame da me stesso, se Angelo a me non mi sta bene, visto che ci ho fatto la guerra e visto che là c'è la mafia, noi andiamo alla vita organizzata, come sbagliamo ne fanno pezzi pezzi. E mi dico una cosa, Filistad, ha parlato del Campanella. Sì. Lei da quanto tempo conosce il Campanella? Ma circa dell'88, prima non sapevo chi era, lo sentivo dire... Come attore di Lova, che se devo dire sempre nel cortile di Pugli Santonino, queste due persone. Cioè, quindi lo conosceva di nome prima dell'88, sì, sì. E non l'aveva mai visto fisicamente il Campanella prima dell'88? No. E quindi l'ha conosciuto nell'88, sì. Può indicarci in che occasione? Ma un'occasione che Angelo Stabile. Che Angelo Stabile si sta recando a Peganello per una discussione di uno. E ha visto a Calogero Campanella e mi ha presentato così immediatamente e basta. Lei sa se il Campanella, se sa per conoscenza diretta, signor Filistad, se il Campanella si è reso responsabile di fatti delittuosi, di reati? Ma questo Campanella nel 90... Quando ci abbiamo fatto una visita, che c'era anche a Tui Acquolano, io, Angelo Stappoli e Barbera, a torrefazione a Picanello. Torrefazione quale? Torrefazione del caffè, l'Ore. E allora
ci siamo recati a Picarello e stiamo trovando a due a Polano, io a Calogero Campanella, stiamo parlando. E dov'è che stavate parlando? Fuori della, del locale, eravamo fuori nella piazzetta. E si sta battendo a due a Calogero Campanella e ci sta dicendo a Barbera, senti una cosa, c'hai belle persone vicino a te, c'hai belle uomini vicino a te. Si parte Barbera e ci sta dicendo, Gallo, che cosa stai dicendo, che parole dici? Dici, senti, su come c'è stato più di una volta persone, tutto il gruppo che si hanno cattato roba, dici, da parte di noi altri, che sarebbe questo che c'era la roba. Roba che cosa? Droga, eroina e cocaina. Mi sta sfuggendo il nome. E allora, come lo ricordo, lo faccio presente. E allora si sta battendo, visto che più di una volta sia a Giovanni Mavilla e sia a Giacomo Pizzaiolo l'hanno perdonato. Perché un colpo se ne è pigliata la roba, un colpo non ce l'hanno provato. C'è stato, dice, un pochettino di disagi. E queste persone che ha indicato appartenevano a organizzazioni malavitose, il Mavilla e l'altro? Questi qua facevano parte del gruppo dei custodi di Angelo Barbera. E si erano comprati dello stupefacente? Si prendevano roba. Da chi? Da uno che apparteneva al gruppo di Calogero Campanella. Ricciardello. Si chiama Ricciardello. E allora Calogero Campanella dice, senti Angelo, visto che non posso si buttare più a suo Ricciardello, fammi una cortesia, perché si era pigliato, dice, vendemelo io una roba di cocaina, dice, ce ne buttano re che se ne pigliano una ulce vinte. La rimanenza che ci devono dare, dice, ce ne dare, ce ne dammelo io. Fammi la cortesia. Perché piano, Filistad, devi parlare più lentamente. Sì. Perché sono più i malacombassi che stanno fanno fare che a te a voce cosa. Di che ce lo so? Filistad, però non mi ascolta. Devi parlare più lentamente, se no non riusciamo a verbalizzare. Sì, scusa. E allora, ci sta dicendo Calogero Campanella, queste due persone si stanno prendendo... Allora, Campanella sta parlando con Stabile? Con Stabile e con Barbera, io c'era presente io. Dice... sta dicendo sia per Mavilla Giovanni che sia per Giacomo Pizzaiolo che si pigliano, la prima volta si pigliano 20 milioni di roba e ci resono 10 milioni, dopo che ci resono 10 milioni ci viene e si pigliano una voce 20 milioni di cocaina e di eroina e ce ne stanno a dare 20 milioni. Dici, io a Ricciardello non posso sentire più, te la sbrighi tu, visto che sono tu con noi tutte e due. Sento una cosa, quindi il Campanella stava riferendo, se ho compreso bene, che il Ricciardello si era lamentato che non gli era stato corrisposto. Il Ricciardello era uno che faceva parte del gruppo. Sì, ascolti, è solo per cercare di comprendere. Parla, scusa. Il Ricciardello si era lamentato con il Campanella perché non gli era stato pagato un certo prezzo per lo stupefacente fornito. Il Ricciardello si è lamentato con Campanella perché giustamente, sapendo che queste qua appartenevano a Angelo Barbera e visto che c'era una splendida amicizia, che si poteva dire che eravamo tutta una cosa, e allora si era volto a Campanella per non ci fare del male a quelle. Sì. Mi ha seguito? Sì. E Ricciardello, lo ricorda il nome di Ricciardello? Il nome non me lo ricordo, io mi ricordo che è uno bassino, grosso. E dove se la faceva Ricciardello? A Picanello, perché è di Picanello. Lei sa se questa persona è viva o è morta? Questo non ce lo so dire. Allora, continui. E allora, dopodiché ci sta fando questa discussione, va bene, io ero un pochettino ingazzato, dice, vabbè, calmo. Scusa della parola. Dice, vabbè Gallo, e ne stiamo scendendo a Catania. Di Picanello ne stiamo scendendo no quartiere, o Passareddo. Che sta incontrando? Che quartiere è questo qua, o Passareddo? Vicino San Cristoforo. E dunque sta scontrando a sto Giacomo Pizzaiolo e a sto Mavilla. E ce ne ha detto di tutti i colori, Barbera. Qua l'ha preso proprio, non ci ha dato solo botti. E ci sta facendo votare i soldi, ci sta facendo votare 10 milioni.
E sto Giacomo Pistaiolo ci sta portando al luogo di 10 milioni tutti da segni e di soldi liquidi. Dopo un paio di giorni che questo ci ha portato i soldi, ci stiamo scontrando che facciamo una riunione per mangiare. O lungo mare, per dire che ci strezza, c'è un ristorante. Ci siamo messi a mangiare, si parlava di pesci spada, e con di Angelo Sappa, che chi era da questo ristorante? Io, Angelo Barbera, Angelo Stappale, Iaffio Maugeri, Iatto Iacolano e Calogero Campanella. Ci siamo messi a mangiare e si parlava per mercato ittico, poi fattore che Paolo Iaffio Fighiera non ce la faceva più da solo e voleva l'aiuto se ci poteva dare un occhio per Angelo Stappale che se ne intendeva di pesci spada. Dopodiché, mentre che si parla così, perché ci dice tocco. Dice di uno degli Asvire. Ma chi è che parla? Chi è che parla? Filippo? Questo Calogero Campanella, che poi ci ha detto una mano parola diversa, non ci ha detto io lo sto dicendo così perché è una parola più boccata. Dice, vedi che hanno fatto un'azione, dice, abbastanza bella, dice, proprio ti stanno fanno valere, dice, 100 lire, se me lo sono solo ammazzato. Dice che mi portano un assegno di 4 milioni e 900 lire di una rapina, meno male che io ci avevamo abbastanza amicizi e questa cosa dice non si è scoperta, perché se erano altre persone dice io ero in galera con tutte le scarpe, secondo te che ti pare una cosa bella? E ha provocato a Barbera per farci del male a queste qua. Barbera dice sta bene, dice quando sono 4.009 sta bene, ora mascolo chiudi, ora ammazziamo il chiste. E allora dopo che finiamo ne stiamo salutando tutte cose, dopo 2 giorni io e Salvatore Scaraville ci stiamo recando con 5 milioni ad orazione per buttareci questo debito che ci doveva dare per questo assegno, che questo ce lo doveva capire chi se l'ha fatto scambiare. Dopo che ci stiamo recando, o via l'Africa, mi fermava una pattuglia, mi chiedeva il documento che io non gli faccio, chiamo di chiedere. Dopodiché sta passando una volante, un di quale che questo qua mi conosceva, e ci ha messo una parola bene, e ci ha fatto, non ha fatto andare via, senza documenti e senza niente. E noi stiamo recando ad una fazione. Visto manca a letto, ci resi i soldi, tutte cose, dice come venivo, che ci rompevi i corno e Angelo, a stare con noi. Dice no, e finiva la discussione. Non altro che chiamare con Ione per cercare queste due ragazze che appartenevano a noi a Cististi, ne danno qualche mese, o passareggio, che c'è una bottega di vendita di polli e fa magari di formaggio, di genere alimentare. E ne rovaniamo tutte quelle che eravamo che facevamo parte del gruppo. Parlando, se decidevo che sono ammazzare queste, perché la mala compassa che ne stavano fanno a cucchiaio dopo che erano. Era un provarate più di una volta, facciamolo sempre sottio. E stabiliamo che sono ammazzare. Il giorno prima, il giorno dell'omicidio, che pomeriggio si ammazzano queste due, allo stesso momento, questione di una parola, questione di mezz'ora, mi stanno fermando o passerebbero a via Paoletti di mattina. E eravamo parecchi componenti del gruppo di Angelo Barbera e ne stanno fermando i carabinieri di piazza Dante e ne fermano mia di Angelo Stabile e a Cristofolli Francesco a uno che si chiama Torriduzzo che si chiama Di Mauro e parecchi componenti qua ne stanno scaliando. E vicino a noi c'erano una Vespa 50. Vi hanno perquisiti? Sì, a noi addosso ci stanno perquisendo, ma solo che c'era una Vespa vicino al benzinaio della via Paolette, dopo Passarello, che c'erano due pistole dentro la Vespa. E i carabinieri ne scaleano questa Vespa, ne scaleano solo addosso, che poi ci sono i vobali del fermo che c'è stato, perché vobalizzano tutto, questi di piazza tanta. Questo avvenne il giorno prima della... Il giorno stesso dell'omicidio che c'è stato, perché sono balzate e me lo ricordo come se fosse ora. E allora ne stanno scaleando a tutti i pari. Una Vespa non si addonano, che c'erano 765 e 38.
e ne stanno fanno andare. Verso le sette, le sette e mezza, si stanno individuando sia il Giacomo Pizzaiolo, nella via di San Cristofolo, e ci stanno venendo due persone del gruppo ammazzarlo, che sia Giovanni Mavilla vicino nella cesta do Futtino, che si chiama questa, che mi sta sfuggendo la piazza, come si chiama, come me lo ricordo la mente chiama. E si stanno ammazzando a questo qua, sembra lo stesso gruppo di noi stessi. Con la cosa gli hanno dato, con la mattone gli hanno dato Calogero Campanella. Queste cose non sono da fare. Cioè, siamo nello stesso giorno in cui vi hanno controllati? Sì, nel 90. Nel 90. E allora quello stesso giorno cosa stava avvenendo? Ah, la piazza Risorgimento. Piazza Risorgimento, cosa stava succedendo? Ammazzano a Mavilla dentro una lancetta, 16 waffle, che era di proprietà sua, che sono cattato di Mavuccieri e Affi. E chi è che ha commesso l'omicidio? Queste sono state, lo posso dire, no? Se lo sa, sì. Queste sono state Mavuccieri Mario e console Maurizio, e di staffetta e di palo ha fatto Mavuccieri Mimmo. E questi, le persone che le ha indicato, a quale gruppo appartenevano? De Custode, di Angelo Barbera. E quindi è stata una eliminazione interna, diciamo? Sì, sì, da noi stessi. Allora, poi lei ha cominciato a fare un discorso su Campanella. Sì. Dicendo che questi patti non erano, sarebbero stati fatti dei patti diversi. E io, forse io non ho compreso bene. Non ho capito la parola. Scusate. Lei ha cominciato poi a parlare di Campanella. Sì. A che proposito? Ho parlato per Campanella, per questo qua, perché se Campanella non c'era la spinta che ha provocato che Angelo Barbera, non si ammazzavano questi due. Quindi il Campanella avrebbe sollecitato il vostro gruppo a fare, sì, questa eliminazione interna. Sì, come parecchie volte anche c'è un altro particolare, come Attano Ponzio, che ne ha invitato più di una volta ad ammazzare a Gaetano Ponzio, perché Gaetano Ponzio ci ha fatto del male anche... e va di onore. E questo omicidio è avvenuto? È avvenuto nel 91, di gennaio, 17 di gennaio del 91, sempre vicino a Cosa dei Polli, a Augusto. Ma sempre queste qua sono state del gruppo di Santa Paola stessa, di Calogero Campanella. E sento una cosa, lei Campanella, il gruppo Santa Paola, avrebbe sollecitato o avrebbe consumato direttamente l'omicidio? Di Ponzio? Sì. Consumato l'omicidio, perché parecchie volte mi ha chiesto a noi, e noi prendevamo tempo sia a Barbera sia a Angelo Stabole, qua facevano... Sì, ora Iaddo, non ti preoccupare, perché poi sapevano per quale motivo erano, perché sia Tano Ponzio, sia Scaravillo Orazio, sia Tano Marutucco, che sarebbe Nicoccia, e sia un certo Melone, Pozzo di Gotto, a Baccellone, a Graci e a Costanzo Carmelo, costruttore, ci chiedevano un miliardo di pizzo, può fattore dall'inio d'oceano. Aspetti un attimo, Filistat, aspetti un attimo. Questo episodio è legato all'omicidio del Ponzio? È legato a tutti e tre omicidi. Allora, aspetti un attimo, fermiamoci qua. Dovrò fare questa domanda. L'omicidio commesso nel 91... fu commesso dal vostro gruppo stesso su sollecitazione del Campanella? Presidente, c'è opposizione, possiamo parlare della causale degli omicidi, trattando in questo momento il processo per associazione, non di come e di chi ha commesso gli omicidi. Ha un'altra sede quel processo. È accolta l'opposizione. E
era solo per chiarire, una volta che già aveva fatto delle affermazioni, anche per chiarire la posizione della Campanella eventualmente, una volta che ha dato delle risposte che per certi versi non sono state comprese. Comunque prendo atto e vado avanti. Comunque chiariremo la posizione degli omicidi nella sede opportuna. Sono già state rese le dichiarazioni, poi le interpreteremo, avvocato. Lo dicevo anche nell'interesse di tutti. Vado avanti. Scusi, proprio come siamo, veramente alla dichiarazione che noi troviamo in atti, e cioè quella assunta al dibattimento a Bologna, di tutte delle tre quarti delle circostanze di cui sta facendo lo scandaglio l'ufficio della pubblica accusa, non c'è traccia. Questo dico per la puntualizzazione, dottore Marino. Ma solo che l'ufficio del pubblico ministero ha fatto le domande specifiche circa dei fatti che risultano in ordine a delle persone imputate in questo procedimento, avvocato. Io osservo alla difesa che poi vorrebbe sapere come deve condurre un controesame solo sulla base delle dichiarazioni rese a dibattimento e senza conoscere le dichiarazioni rese in fase di indagine. Presidente, mi dà la parola? Chiedo scusa. Presidente, anche se la cosa non mi riguarda personalmente, il problema è che noi abbiamo, diciamo noi difensori, abbiamo subito la separazione dei giudizi. E quindi vorremmo che le regole del gioco... Scusi, avvocato, io ho accolto l'opposizione, che devo fare di più? No, nulla. Ora, un momento di riflessione, poi vedrà il pubblico ministero come continuare e come riuscire a separare i due oggetti dell'indagine. Mi sembra comunque di comprendere che sia assodato che il pubblico ministero possa... fare domande circa l'esistenza di guerre fra gruppi malavitosi. Certamente. Lei ha conoscenza di altri reati di cui sarebbe reso responsabile il Campanella, signor Filistad? Ma sono a conoscenza solo questo qua, questi che ci ho nominato. Di altri no, perché questo l'omicidio di Bonzio, nell'addetto del 90... sempre quando facevamo qualche riunione, qualche pranzo insieme... Ascolti, non risponda alle domande. Scusi, volevo precisare lei, questa domanda. Lei sa se il Campanella si sia reso responsabile di altri reati diversi, omicidi? C'è opposizione alla domanda, il pubblico ministero... Prego, sono intervenuta forse troppo presto, chiedo scusa. Quali estorsioni, rapine o altro? Sì. Il Campanella... No, scusi, c'è sempre l'opposizione? No, Presidente, è semplicemente mi è sembrata troppo generica la domanda. Sì, può rispondere. Il Campanella nel 90 ha preso parte sia a Pogliangelo Stabole da un'estorsione di un costruttore che si chiama Fighiera, che questo qua è comparente di Massimino, a Via Le Afriche che stanno fanno... che facevano palazzine. In che anno siamo? A 90. A 90, sì, a 90. A 90 è il principio dell'89 o 90, sto parlando. E allora, questo Fighiera era sotto minaccia di estorsione, di cose, e Calogero Campanella e Angelo Stabile l'hanno portato a comprimento e poi si hanno fatto consegnare 6 milioni al mese, ogni mese di questo Fighiera, di questo costruttore, e venivano questi qua divisi sia 2 milioni il Campanella, sia 2 milioni Nino Pufferente e sia 2 milioni Angelo Stabile, che 1 milione ci spatteva a due componenti del gruppo stesso, di noi stessi, di Angelo Stabile. Lei poc'anzi ha indicato il rustico. Sì, poi c'è una estorsione che noi da parte dei custodi mi siamo minacci istruttivi o rustico, che sarebbe titolare un tale Vito, e anche c'è la collinetta che è titolare. E in che anno siamo? In che anno questo siamo? È l'89, sto parlando dell'89. E allora questo Giovanni che sarebbero due titolari, due soci, sia del rustico che sia della collinetta.
20, wow, sono state minacce istruttive da parte di noi stessi e ci stanno dando la parola d'ordine, dice, ma potete pigliare i 5 fè e chiudere il telefono. Quando c'è stata la riunione con Angelo Stabile, con Calogero Campanella e Aldo Iacolane, 1-1, si è parlato anche di questo fattore d'orusto, che il Calogero Campanella che c'era a Fichiera davanti, dice, questo dice, paga, che c'era una, dice, c'era un pizzo, dice, a Giaffio Fichiera. E c'erava 3 milioni, mi ha detto, al mese. E noi ci siamo stati zitti. E la risposta che era stata data, c'è un caffè, cosa significava? La parola d'ordine, quando si rispondeva al telefono, noi che ci poteva dire, sono, mettiamo Nitto Santa Paola, non che l'oggio campanella, e c'erano le parole d'ordine, ogni gruppo, noi del nostro gruppo c'erano una bottiglia di whisky, loro c'erano un caffè, da parte del cappello c'erano un aperitivo. E quindi c'era un accordo fra i vari gruppi circa le parole d'ordine e il significato delle parole d'ordine? Questa era la parola d'ordine che significava che era, mettiamo caffè, era Santa Paola, uvischi erano i custodi. Cioè che già c'era una protezione? Sì. Però Presidente, scusi. Non ci sono arrivato, ma mi pare suggestiva la domanda del pubblico ministero. Perché... Ma certo, avvocato, era suggestiva. Può continuare. Sì. Queste qua, queste parole d'ordine, perché 100 volte la polizia, lo vedeva bene, mettiamo il telefono un giorno e non ci poteva dire, mettiamo, sono gli anni costabile, sono questo, sono là, e mi piglio un accordo con ogni famiglia, c'era la sua parola d'ordine. E quando si sentiva quella parola d'ordine, si doveva ricorrere la parola che si diceva, mettiamo, si diceva una bottiglia di whisky Augusto, gli anni che venivano Augusto per prendere cautela. Se questo qua come era combinato, questo industriale, chiunque era, un mezzante, uno che veniva a Livi, qualunque sia. Sento una cosa, lei ha conosciuto altri componenti del gruppo del Santa Paola? Ma del gruppo Santa Paola, posso indicare più che niente dei componenti. Quelli che lei ha conosciuto, se li ha conosciuti? Ma ho conosciuto... Natale di Emanuele. In che occasione l'ha conosciuto? Ma Natale di Emanuele l'ho conosciuto soprattutto una discussione che c'è stato nel periodo del 90 con Angelo Stabile, perché Natale di Emanuele c'ha un figlio di trasporti funebre. E allora Natale di Emanuele si voleva proprietare sempre nel Castello Vussino, nel periodo del Castello Vussino, di un'agenzia di trasporti funebre che si chiama, questo intitolata Petrolatore, e questo Petrolatore... aspetti, lo vuole ripetere che non ho compreso? Come si chiama questa agenzia? Questa agenzia di trasporti funebre si chiama Petrolatore, e questo Petrolatore era come un bacio per Angelo Stabile, ci faceva qualunque favore, se metteva anche una pistola addosso per salvaguardare la vita di Angelo Stabile, perché lo voleva troppo bene. E allora nell'agenzia di Natale di Emanuele stesso si sta portando una discussione tra Angelo Stabile e tra il Natale di Emanuele, se Angelo Stabile ci poteva fare questa cortesia, se ci poteva fare vendere questa agenzia di Petrolatore. E che Angelo Stabile non ha attendito la discussione, si è buttato per aria. Dopodiché... Aspetti, Filippo ti ha detto? Angelo Stabile si è buttato nell'aria, per aria, perché dice no, ma che stai fanno? Lo può ripetere il nome dell'agenzia, lentamente? Petrolatore. Petrolatore? Sì. Angelo Stabile si è buttato per aria, dice, se tu ce leverici questa agenzia... Dici, ce la va a vita, perché è anziano? Dici, quello muore. Vabbè, Angelo, cercavo di convincerlo. E allora, si stanno scontrando che la mia presenza questa volta non c'era, oggettino d'inverno, sia Angelo Stabile, sia
Natale di Emanuele, sia Iatto Iancolano e sia Calogero Campanella. Stanno mangiando e si sta buttando questa discussione. E allora, Natale di Emanuele si sta fando anche una offerta di soldi agli Angelo Stapoli. Se ci facciamo venire questa agenzia, ci rava 100 milioni, ci regalava agli Angelo Stapoli e più lo vendeva a Petrolatore per non piare fuori come operaio. E Angelo Stapoli, come sentite, questa cosa si è buttata per aria. No, non ci sta, io stavo suggerendo un bogliettino di discussione. Sembra il giardino d'inverno. Sì, e Calogero Campanella ha temponato la discussione, che poi mi sta riferendo a me stesso e Angelo Stapoli tutte queste cose. Dice, ma ho fatto anche 100 milioni. Dice, non ci posso fare, dice, una parte di chi sta qua. Dice, ho il suo peggio, quando ho il suo peggio, dice, si è prestato. Dice, io ho latitante, cose, malato, accoruto. Dice, non ce la faccio, dice, no. C'era la vera, no. Mi eravamo disponibile alla sua casa. Guarda, dice, non ce l'ha fatto. Io poi non da Calogero, lei ha da pensare a cosa, questa agenzia ci arrestavo. Poi c'è un'altra istruzione che dicono, un dottore Micci. Dottore? Sarebbe il dottore Micci, il titolare dell'Ita Azzurro e della Risacca, questa che si trova a lungomare per chi la certezza. Sì. E allora il dottore Micci era minacciato di minacce istruttive, ci ha bruciato magari pulito parecchie cabine. E allora l'avvocato Morano sta venendo a ricorrere perché era un amico intimo del dottore Micci, compagno d'infanzia di scuola, e sta venendo a ricorrere da me, dice, Ture, dice, c'è questo problema di questa maniera, ci possiamo risolvere, dottore Micci. E noi ci venissimo a camminare per cercare chi era questo qua. C'era un Mavorolo Dodder quando telefonavano anche all'Edozzoro e anche parecchie volte ci telefonavano nella casa del dottore Ravelli, un socio del dottore Micci. E allora c'era un Mavorolo Dodder che lo prendevo io stesso. Sì, sì, mi chiudevano telefono e poi continuavano sempre a farci minacce istruttive. E allora noi ci andiamo anche nei gruppi a dirci questo particolare, se erano a conoscenza, visto che più di una volta abbiamo chiuso questa istruzione e sempre continuavano. Io mi piace Giusciuto, di Pippo Cammisetta che si chiama Verone, e poi da parte di Dottore Cappello, da parte dei Mossi Figurini, e non ne sapeva nessuno. Più di una volta ci rissimo a Calogero Campanella, e Calogero Campanella dice, Dottore, Angelo, che ti posso dire, arrivando a questo punto, dice, grande, c'è la parola d'ordine di me, dice, che si pigliano un caffè a Picanello. Parlando, io con Angelo questo particolare non ci pigliamo. Di qualche coppia non ci telefonano più al dottor Micci, e noi, arrestato una bella amicizia. Dopodiché, disse al dottore, all'avvocato Marano, io, Salvatore Vittorio, Angelo Stato, se voleva essere il dottore Micci, sottomesso di protezione, che non ci succedeva niente, stavamo andando a mese, io non c'era nessuno che consultava. E di questa maniera dice, perché si sprecava l'avvocato Marano di tutto ciò, e ne faceva varare 45 milioni all'anno di questo dottore Micci. E poi abbiamo saputo che queste minacce istruttive ci faceva da parte di Natale di Emanuele, fattore che ci aveva l'acqua scivola e si voleva patrinire anche d'oliva azzurro per fare tutta una cosa grande. È finito questa, tutta la discussione è finita qua, che non si è fatto niente. Lei conosce altri componenti oltre a quelli che ha indicato? Ma Nicola Malugiere, che l'amicizia totalmente l'abbiamo preso qua nel carcere di Bicocca a destro, che lui sapeva che io ero un componente di Galletto Campanella, perché Galletto Campanella c'era il comandante a me. Il pubblico ministero ha finito il suo esame. Contro esame. Presidente. Chiedo scusa, Presidente. Scusate, chi è che ha chiesto la parola? Ero io. Ah, sì. Ero io. Sì.
Soltanto pochissime domande. Innanzitutto, lei, le indicazioni che ha fornito sull'omicidio di Franco Lombardo, da chi le ha prese? Ma prima l'ho preso di Angelo Stato le parecchie parole che non lo mi sono dimenticato a dirgli anche a Bologna questo particolare, e anche dei componenti del gruppo da Savasta. Perché poi c'è stato, prima c'eravamo la spaccatura a casa vostra, poi cioè, quindi mi faccia capire per la verbalizzazione, queste notizie le ha prese da Angelo Stabile, mi pare di aver capito. E Angelo Stabile mi ha dato la conferma totale per questo fattore. Perché la conferma totale? Lei aveva già altre indicazioni? Oppure... Sì, è stato il gruppo di Santa Paola a fare sì, ma da chi aveva avuto queste indicazioni? Già da altri oppure... E c'è stata una discussione da parte da Savasta stesso, del componente da Savasta. Quindi un'indicazione che proviene dal gruppo della Savasta. Sì. In occasione dell'omicidio di Turin Battù, ricorda se la vittima era in compagnia di altre persone? La vittima era in compagnia di suo cognato, di Musumeci. Si chiama Musumeci. È rimasto ferito? È stato ferito, che è stato recato a Messina a Sparacci con 765. Lei conosce Viola Francesco? Io? Viola Francesco. Per White? Sì. Quale gruppo appartiene? Presidente, opposizione. Presidente, opposizione a questa domanda. Perché? E perché non mi pare pertinente al processo che stiamo trattando, dottore Bertone. È pertinente nella misura in cui Viola Francesco è indicato come nella lista degli imputati del reato connesso che debbono essere esaminati. Quindi io dico che scusi, Presidente, non mi fa chiarire. Dico, la risposta dell'obiezione del pubblico ministero non credo che ci indichi che il tema di questo processo è un'associazione alla quale non mi pare che appartenga il Viola, ritengo, no? Quindi se poi il Presidente la vuole porre, la può porre, possiamo fare una mappa di tutti gli imputati che ci sono a Catania, di tutti i collaborati. Non arriveremo a questo. Se si ammette questo principio possiamo poi fare tutte le domande che vogliamo. Il tema è quello delle attività illecite, quindi delle guerre tra i gruppi. Ed è evidente che siccome il Viola a quelle guerre ha partecipato, una domanda sul Viola e comunque sull'eventuale... Presidente, al tema del processo. Può rispondere. Quindi Viola Francesco in quale gruppo era? Villera Cappello. Lei ha militato mai nel gruppo Villera Cappello? Ma una volta quando c'è stata la spaccatura con il gruppo di Puglisi ci ha dato un appoggio a Cappello per farcela vera sempre a Puglisi. Non ho altre domande, Presidente.